lo sai su Facebook? Sì. L'ho già visto. Buongiorno. È un pochino che non ci vediamo. Sono stata un pochino impegnata. Bene, e oggi andiamo a preparare degli scampi e delle viole siciliane marinate a crudo. Ci occorrono i nostri scampi e le nostre viole, che abbiamo già, vi ho preparati, come vedete, su un letto di songino, li abbiamo aperti, e poi andremo a preparare la nostra salsina. Ora vi farò vedere anche come vanno aperti. Questi sono gli scampi, i nostri scampi mediterranei, con le ostriche, e queste sono le viole siciliane. Guardate che spettacolo, benissimo. Ok, possiamo procedere alla nostra preparazione. Vi faccio vedere come vanno pulite le viole. Eccole qui. Vedete che bel colore vivace? Bene. Dobbiamo togliere prima il carapace e poi andremo a togliere l'intestino. Quindi apriremo la nostra viola in questo modo molto delicatamente. Buongiorno a tutti. Ciao Tony. Tutto bene? Ecco qua. Molto molto delicatamente, molto delicate. Poi con un coltellino, in questo modo, aprite sul dorso, piano piano, delicatamente. Vedete qua? Eccolo qui. Questo è l'intestino. Lo dobbiamo andare a togliere molto delicatamente. Ecco. Questo filetto nero è l'intestino. Benissimo, la nostra viola è pulita e la adagiamo insieme alle altre. Dopodiché abbiamo qua i nostri scampetti. Vedete che belli? Ok, li mettete sul tagliere in questo modo. Prendete un coltello adatto, questo va benissimo. A metà della testa procedete l'incisione e aprite in questo modo. Vi aiutate un pochino con le mani. Ecco qua. E il nostro scampo è aperto. Lo sistemiamo insieme agli altri. Stessa cosa, prendete lo scampo. Da qui in giù dovete andare ad aprire. Ciao Deardo, tutto bene? Grazie. E abbiamo aperto anche questo. Ecco fatto. Si sente il profumo del mare. Ecco fatto. E abbiamo terminato. Ora andiamo a vedere come preparare la salsina. È una salsina molto delicata. Che hanno un sapore molto delicato. Se mettiamo sapori troppo forti, andremo a coprirli. Ecco qua. Qui abbiamo spremuto del limone, i nostri spettacolari limoni italiani, che sono buonissimi, e abbiamo del prezzemolo tritato. Qui il nostro olio saporito con aglio e peperoncino. Ne metteremo un pochino, che vi dà quella marcia in più, quel tocco in più. Dopodiché aggiungeremo dell'olio fresco, fruttato, olio greco, in questa regina, i nostri stupendi oli. Mettiamo un po' di prezzemolo. Se vi piace potete mettere anche del basilico, con il pesce ci sta benissimo. Adesso le vado a raccogliere un po' di basilico. Ecco qua. Mettiamo il sale, non molto, perché il pesce è già saporito di suo.
po' di sale, un po' di pepe. Eccolo qua, un pochino. Mescoliamo e con questo andremo a condire il nostro pesce. Lo lasciate marinare per un po', così si saporisce per bene. Ecco qua il basilico, profumatissimo. E lo mettiamo insieme alla nostra salsina. La nostra salsa è pronta, avete visto? Semplice, semplice. Quindi prendiamo i nostri piatti da portata, guardate che spettacolo, che colori. Va bene anche allo spirito. Oltre dal corpo, anche allo spirito. Ed andiamo a irrorare delicatamente il nostro pesce, il nostro viole. Come vedete è molto 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 semplice, non è nulla di difficoltoso. Se avete una cena o qualcosa di particolare, vi assicuro farete un figurone. I nostri scampetti. Dopo prepariamo una cosa un pochino più saporita, un po' più ignorantella, non delicata come questa. Faremo degli gnocchi con le vongole veraci e i funghi porcini. Vi assicuro anche lì, buonissimi. Ora prendiamo questo attrezzino qua che serve per grattugiare la buccia del limone o dell'arancia. Questo va a prendere soltanto la parte gialla del limone, quindi quella gustosa, quella che non amara, se no risulterebbe amaro. Mi raccomando, guardate, non dovete mai mettere il bianco della buccia. E abbiamo fatto, i nostri piatti sono pronti, come avete visto ci abbiamo messo ben poco. Quello che vi porta un pochino più di lavoro è pulire le viole. Per quanto riguarda gli scampi, adesso li abbiamo soltanto a dietro. Ecco qui, e anche sulle nostre viole. Questi piatti sono ottimati, non resta solo che apprezzarli. Mi raccomando, fateli marinare un pochino prima di gustarli, in questo modo apprenderanno più sapore. Quindi ecco qui le nostre viole, guardate che belle, e qui abbiamo i nostri scampi con le nostre ostriche. Bene, anche per oggi abbiamo fatto. Vi mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!